drive here. All right. Amici di football americano, benvenuti. Dopo il simpatico saluto iniziale del quarterback americano dei multicargo Marketing Dolphins Robert Santos, diamo inizio all'ottava puntata andando a leggere i risultati e classifiche della settima giornata del campionato nazionale di Serie A1. Lions Bergamo Phoenix Bologna 28-26, Frogs Legnano Rhinos Milano 18-18, Blackhawks Cernusco, Gladiatori Roma 21-18 e Giaguari Torino, Dolphins Ancona 28-49. La classifica, girone A, Rhinos 11 punti, Gladiatori 6, Phoenix e Dolphins 4 punti. Girone B, Frogs 13, Lions 10, Giaguari e Blackhawks 4 punti. Prossimo turno, ottava giornata del campionato. Dolphins Gladiatori, Blackhawks Lions, Phoenix Rhinos e Jaguari Frogs. Sabato 7 maggio, ore 20:30, Stadio Comunale di Torino. In campo i multicargo Marketing Dolphins, ospiti dei GIG Jaguari Torino in maglia nera. Già nello scorso campionato per ben due volte le due formazioni si sono trovate una contro l'altra con un risultato positivo per parte, risultato che per i Dolphins in tale occasione significò la permanenza in Serie A1. Comincia subito la partita con un kick-off ritornato dal numero 21 Zangirolami che viene bloccato dal numero 26 Roberto Fabrizi, cornerback di Pesaro, uno dei grandi protagonisti di questa partita insieme ai suoi compagni di reparto. Subito il quarterback Barnett trova un passaggio sul numero 11 Lazzaretto che viene bloccato da Robert Santos. Cominciano molto bene i Jaguari Torino che arriveranno subito a segnare la prima meta. Una corsa del pesantissimo fullback, il numero 24, al Michele Palumbo, ex Saints Padova. Una delle poche corse operate dai Jaguari Torino che in totale su questo gioco riusciranno a guadagnare solamente meno 16 yard, addirittura un guadagno negativo sulle corse per i Jaguari Torino che invece si affidano ai passaggi del quarterback Barnes che può valersi di bravissimi ricevitori come Alessandro Lazzaretto, Da Pozzo e Cantini. Ed ecco qui il primo touchdown, un lancio sul numero 1 Alessandro Da Pozzo, un passaggio di 9 yard che porta in vantaggio i Jaguari Torino. Calcio extra point di Mauro Doe, 7-0 per i Jaguari Torino che iniziano subito alla grande. Kickoff raccolto da nessuno perché la palla va oltre la goal line e quindi i Dolphins ricominciano dalle 20 yard. Subito una corsa di Davide Fasciani, assoluto protagonista assieme a Filippo Clini in questa partita bellissima ma anche molto molto dura. Un'altra azione personale di Davide Fasciani che corre lo stesso gioco di prima dalla parte opposta. E adesso un'opzione, ovvero sia una finta di corsa centrale, un'opzione di Robert Santos che vede un varco vuoto, ci si butta e guadagna oltre 15 yard. Un'altra corsa di Davide Fasciani, lo vedrete sempre in azione questo trottolino. Vedete anche Robert Santos, cerca un passaggio, non trova nessuno e si invola fino a che un difensore non lo spinge fuori dal campo. Passaggio di Robert Santos per il numero 12 Sergio Moretti che porta la palla a sole 2 yard al touchdown. A conclusione di un drive sensazionale che ha portato i Dolphins dalle proprie 20 fino alla meta finale. Attenzione a questo touchdown spettacolo del numero 38 Filippo Clini che evita un blocco, indietreggia per poi segnare. Guardiamolo insieme, Filippo Clini la palla, trova un blocco, si libera del blocco e corre in meta in solitaria. Grande azione del giocatore ex Angels Pesaro che quest'anno in maglia multicargo sta facendo ottime cose. Extra point, trasformazione alla mano ma Davide Fasciani viene bloccato, spinto fuori dal campo e il punteggio rimane 7-6 per i Jaguari Torino.
Kickoff di Robert Santos, catturato dal numero 85 Rabino, che però viene bloccato molto bene da Alessandro Angeli, che lo spinge fuori dal campo, nonostante un buon guadagno per quanto riguarda i piemontesi. Subito un passaggio per Barnes sul numero 8 Cantini, bloccato dal numero 27 Gabriele Ragano, al suo esordio in quest'anno dopo aver svolto il servizio militare. Una corsa del numero 33 Rigazzi, che viene bloccato da Roberto Fabrizi e doppiato il blocco da Robert Santos, l'onnipresente Santos. Ed ecco un touchdown sensazionale, il passaggio di Barnes che trova Alessandro Lazzaretto solo, 41 yard, touchdown pass, e il calcio di Mauro Do che porta ancora di più in avanti i Jaguari Torino, 14-6 il punteggio. Kickoff d'inizio, ritornato da Davide Fasciani, che raccoglie la palla e porta la stessa sulle 22 yard. Vedete Davide Fasciani che trova un nugolo di avversari, ma non si ferma e riesce a portare la palla sulle 22 yard. Corsa di Davide Fasciani, proprio lui, 20 yard, ma perde la palla. Palla recuperata al numero 21 Zangirolami, che corre verso la meta. Gli si fa incontro il numero 20 Robert Santos, gli strappa la palla dalle mani in questa mischia furibonda, e Santos ha una vera e propria autostrada verso la meta, ma un fischio intempestivo degli arbitri blocca l'avanzata dei Dolphins. Si ricomincia, ancora Fasciani che corre tra un nugolo di avversari, bloccato dopo una buona porzione di campo guadagnata. Dropback di Robert Santos che scaglia una bomba in direzione di Sergio Moretti. Moretti che viene bloccato al momento di ricevere dal numero 21 Zangirolami, un ottimo quarterback. Azione seguente è un draw, una finta di lancio e una corsa di Filippo Crini, numero 38, stupefacente, che porta la palla sulle 20 yard dei Jaguari. Un'azione da manuale che Filippo Crini ha interpretato nella maniera migliore. Ancora Davide Fasciani che corre per 6 yard, bloccato dagli avversari. Fine del primo quarto, sempre sul risultato di 14-6 per i Jaguari Torino. La partita ricomincia nel secondo quarto con una corsa di Filippo Clini, numero 38. Per lui 10 portate e 83 yard di totale guadagnate e 2-3 touchdown. Filippo Clini guadagna in un bel boccone 12 yard. Pass su Sergio Moretti che riceve bloccato ancora una volta dal numero 2 Borzillo. Santos rolla fuori dalla tasca. Cerca e trova un uomo libero, è il numero 87 Alberto Ciacomini, che riceve per 15 yard. Gioia per questo giovane venuto da Pesaro alla sua prima meta. Il seguente punto extra realizzato con una corsa di Filippo Crini. Risultato che sale 14 pari. I Dolphins raggiungono i Jaguari Torino. Kickoff d'inizio. Robert Santos calcia il numero 85. Ancora una volta Rabino cattura la palla e arriva sulle 50 yard. Incontra Robert Santos che lo sbatte letteralmente fuori dal campo, staccandolo dal suolo. I Jaguari Torino riprovano ancora una volta a correre. Una corsa di Mauro Do, numero 32, ex running back della nazionale, guadagna 5 yard. Ancora una corsa, sempre per lui, Mauro Do, bloccato questa volta dal defensive end numero 77 Alessandro Lenaz. In totale per Mauro Do 2 portate per 5 yard. Un altro passaggio di Barnes, sempre su Lazzaretto, il suo ricevitore preferito. Ma attenzione a questa presa in acrobazia, a questo touchdown. Barnes lancia una bomba sul numero 8 Cantini, che in acrobazia riceve e si ligra un altro touchdown. Per lui un leggero infortunio. Il seguente calcio extra di Mauro Do viene bloccato dal numero 99 Mario Beautiful Andreanacci ed è Robert Santos che cerca un improbabile ritorno, ritorno che sarebbe potuto valere per i Dolphins ben 2 punti. Vedete Santos il slalom, ma il numero 14 lo spinge fuori dal campo. Il calcio che dà inizio alla partita è di Mauro Do, è ritornato da Davide Fasciani, numero 24, che sfruttando i blocchi dei compagni di squadra riesce ad arrivare sulle 30 yard. Attenzione all'azione che vedremo. Rientra l'attacco nel primo gioco, Robert Santos lancia un confetto per Sergio Moretti, numero 12, che riceve, ringrazia il sole, un touchdown di 70 yard. Assolutamente meraviglioso, qualcosa che ogni spettatore vorrebbe vedere ad ogni partita di football, la miglior azione della settimana sicuramente. Vedete Sergio Moretti si rende conto del miracolo che ha fatto e esulta. Una trasformazione da 2 punti di Filippo Crini che porta il risultato sul 22-20 per il multicargo Marketing Dolphins, è il primo vantaggio. Kickoff d'inizio calciato sempre con una bomba di Robert Santos che costringe il numero 31 Carnevali ad un fair catch, ovvero sia una presa di paura. I Jaguari ripartono dalle 20 yard. Con un fallo i Jaguari arrivano alle 30 yard. Pass sul numero 8 Cantini bloccato dal numero 28 Fiorini.
Un altro PS sempre di Bar sul Lazzaretto che viene bloccato ancora da Fiorini, ma gli arbitri vedono un fallo regalando ai piemontesi 15 yard e un primo tentativo. Dopo la ricezione di Dappozzo è Ciuba Palumbo, il numero 24, Michele Palumbo, il pesante fullback, a segnare un'azione dubbia per quanto riguarda questa segnatura, in quanto Robert Santos strappa il cuoio dalle mani del fullback prima del fischio degli arbitri. 26-22, il seguente extra point viene realizzato con un passaggio di Ban su Lazzaretto. 28-22. Manca 1 minuto e 28 alla fine del primo tempo. Il kickoff è ritornato da Robert Santos che porta il cuoio sulle 45 yard. Ai Dolphins serve assolutamente un drive veloce per poter segnare e concludere il primo tempo in vantaggio. Robert Santos cerca un ricevitore libero, pressato, corre palle in mano e arriva sulle 35 yard correndo fuori dal campo per fermare il tempo. Nella lotta contro il tempo, Robert Santos cerca e trova il numero 89 Corrado Ambrosi, che cattura la palla e cerca di guadagnare, resiste a un paio di blocchi ma alla fine viene atterrato. È valida la regola del massimo avanzamento, è un primo down. Tempo fermo, ancora Robert Santos cerca e trova nuovamente Corrado Ambrosi che riceve la palla a una yard al touchdown. La palla non è fuori, mancano 8 secondi e un timeout viene chiamato dai Jaguari Torino incredibilmente. Un timeout che permetterà ai Dolphins di chiarire le idee ed è Filippo Clini ad entrare in touchdown segnando una meta da 2 yard, la meta che porterà i Dolphins sul 28 pari, ed ecco un extra point di Robert Santos che corre sulla sinistra segnando i due punti del vantaggio dei Dolphins, 28-30. Qui finisce il primo tempo della partita e la prima parte di scrimmage. Rimanete con noi. Bentornati, questo è scrimmage. Stiamo parlando del match giocato al Comunale di Torino sabato 7 maggio tra Jaguari Torino e Dolphins Multicargo Ancona. Il punteggio vede in testa i Dolphins per 28-30. Inizia il secondo tempo con un ritorno di Sergio Moretti che viene subito bloccato. Primo drive d'attacco per la difesa nel secondo tempo, un drive difficile perché i Jaguari Torino danno ottimi segni di reazione. Non vogliono assolutamente perdere e i Dolphins vengono costretti a un punt, l'unico della partita per i marchigiani. Cuoio che arriva sulle 50 yard. Ma a questo punto inizia lo show della difesa marchigiana, che saccherà il quarterback Barnes per ben 5 volte. Inizia Alessandro Lenaz, numero 77, che abbranca e stende Barnes, costringendo i piemontesi a un punt di allontanamento. Davide Fasciani ricopre la palla, la ritorna fino alle 20 yard. Ritorna in campo l'attacco dei Dolphins. Un passaggio su Moretti che riceve e si libera da ben 2 blocchi e guadagna oltre 15 yard. Azione seguente, un altro passaggio su Davide Fasciani che riceve e corre altre 10 yard. Vedete, Fasciani si libera dai blocchi e corre spinto fuori dal campo. Veramente un'azione da manuale, come liberarsi da un blocco. Un'altra azione, sempre Fasciani, che segue i blocchi della linea di attacco e guadagna altre 8 yard. Siamo sulle 33 yard dei Jaguari Torino. L'americano Santos opera il solito miracolo. Cerca un passaggio, non lo trova e parte per uno slalom sfruttando i blocchi dei compagni. 33 yard di corsa per una meta portentosa. 28-36 il punteggio. La trasformazione non riuscirà. Kickoff è sempre Santos a calciare. E il numero 31, Carnevali, viene bloccato da Francesco Fiorini, numero 28, sulle 35 yard. Torino ci riprova, scende in campo ma non riuscirà a segnare. È una corsa del numero 33 Rigazzi che viene rigirato da un placcaggio di Filippo Clini, numero 38. Filippo Clini giocatore sia dell'attacco che della difesa. Un altro passaggio di Barnes su Lazzaretto. Per Lazzaretto 10 ricevute per 191 yard e un touchdown. Un altro passaggio sul numero 8 Cantini e poi il big play della difesa che grazie al numero 70 Domenico Soni di Nicola intercetta e ritorna la palla per 13 yard. Grande la difesa dei Dolphins, soprattutto nel secondo tempo. Gene di esultanza e rientra in campo l'attacco, sempre guidato da Robert Santos. Attenzione al primo gioco, numero 38 Filippo Clini ha la palla in mano. Trova un buco chiuso e cerca un'altra felice soluzione conquistando 10 yard, arrivando sulle 32 yard dei Jaguari. Ancora un pass su Davide Fasciani, vero joker dell'attacco con capacità sia come runner che come ricevitore.
Un altro passaggio ancora una volta su Davide Fasciani che porta il cuoio a 10 yard. Si entra nell'ultimo quarto di gioco, prima azione, Robert Santos finta e corre per 6 yard regalando ai Dolphins un'altra meta, 28-42. Ancora una volta un'ottima prestazione di Santos anche in cabina di regia. Ha lanciato 19 volte completando 11 passaggi per un totale di 233 yard e 2 touchdown pass senza intercetti. Riprendiamo la cronaca della partita, un kickoff ritornato sempre da Carnevali che paga il ritorno con un placcaggio durissimo del numero 43 Danilo Schicchera. Sempre il quarterback Barn che indietreggia in dropback per cercare un uomo, ma trova solamente il numero 50 Loris Tombari, che lo stende a terra per un sack di 9 yard. Vedete la gioia della difesa che è andata in un crescendo rossiniano. I Jaguari escono dalla zona difficilissima del campo con una corsa di Mauro Do. Alla fine i Jaguari sono costretti a un punt, calciato al numero 32, Mauro Do, sempre lui. Punt ritornato da Davide Fasciani, che raccoglie il cuoio da per terra, ma viene attorniato dallo special team torinese e non riesce a guadagnare molto. Siamo comunque sulle 45 yard. Un'altra corsa personale di Filippo Clini per un totale di 10 yard e un primo down guadagnato. Robert Santos, palla in mano, non trova ricevitore e allora corre in solitaria, ma vedete che non esce dal campo per evitare di fermare il tempo. I Dolphins vogliono assolutamente consumare il più tempo a disposizione possibile in modo da evitare una rimonta dei Jaguari Torino. Vedete la difesa dei Jaguari che si rifà con un sack su Robert Santos costringendo a un field goal dei dorici. Field goal che Robert Santos da 23 yard non riesce a centrare e torna in campo l'attacco dei Jaguari Torino e questa volta è Alessandro Angeli, numero 44, a seccare Barnes. Barnes che nella sezione seguente trova un passaggio sul numero 8 Cantini, bloccato sempre da Robert Santos. La linea marchigiana difensiva si scatena in un altro secco operato da Andrea Nacci, Tombari e Carnaroli, oltre 350 kg sopra l'esile quarterback piemontese, che segue nella seguente azione con un quarto tentativo e 14 cerca Lazzaretto con un passaggio atto a non spegnere l'ultima fiammella di speranza, ma il passaggio è troppo corto. Rientra in campo l'attacco dorico con il diktat di far passare il tempo. Ma nel primo gioco Filippo Clini non resiste e con uno slalom irresistibile corre per 38 yard, siglando il terzo successo personale, il terzo di una prestazione superlativa, portando il punteggio sul 28-48. Vedete Clini, slalom ed esultazione meritatissima. L'extra point riesce a Santos, questa volta è un calcio che fissa il punteggio sul 28-49. I Dolphins in questa partita hanno guadagnato 463 yard. Un'infinità, ottima partita e meritatissima seconda vittoria. Finalmente qualcuno mi potrà vedere sorridente, anche perché le cose più belle sono quelle sofferte. Noi abbiamo sofferto forse oltre il dovuto nel primo tempo in difesa. E devo ringraziare John e i ragazzi dell'attacco che ci hanno aiutato a dimostrare di essere una vera squadra, perché la difesa era nei problemi e l'attacco è sempre entrata, sempre segnato e ci ha sempre mantenuto in partita. Nel secondo tempo siamo riusciti a fare dei buoni aggiustamenti e la partita è stata in mano nostra. Anzitutto grossissimi complimenti ai 27 guerrieri che avete messo in campo, ragazzi dotati tecnicamente ma soprattutto di una grande volontà e di giocare e di vincere, tutto il contrario di quello che sono stati i Jaguari stasera. Sicuramente non per la prima volta quest'anno hanno giocato in questa condizione, però non possiamo dire certamente di guardare avanti con un serenità il futuro, quindi trovo giusto che stasera uscendo dal campo gli applausi siano stati solo per i Dolphins. Beh, siamo qui a Torino, abbiamo fatto molta strada, abbiamo vinto questa partita meritatamente, sì, meritatamente, perché i ragazzi hanno veramente dato il cuore. Possiamo dire che la squadra è diventata finalmente un gruppo, anche se le prime partite non sono andate come si sperava, anche se siamo stati molto vicini alla vittoria per ben tre volte. Per me il campionato comincia da queste due vittorie consecutive. Penso che se andiamo avanti così il gruppo
Siamo una buona squadra, possiamo arrivare ai playoff. Niente, è stata una partita triste per noi perché non siamo riusciti a mettere in pratica quello che in allenamento abbiamo provato. Loro sono stati in gamba, però c'è da dire che per noi è una stagione difficile. Abbiamo cambiato allenatore e dobbiamo ancora, purtroppo, a stagione avanzata, a rodare certi schemi. Speriamo che la prossima riusciamo a fare di meglio. Tutto qui. Allora, io sono contento di questa vittoria perché è stata voluta. Ci siamo andati meglio, abbiamo cominciato a crederci e spero che il futuro, sicuramente, se ci alleniamo così, sarà sempre più rose. Ok. Due azioni questa settimana, la prima vede il numero 24 Davide Fasciani correre, ma attenzione, la palla cade a terra, è un fumble. Il cornerback Zangirolami raccoglie la palla e corre verso la meta. La freddezza di Santos non ha limiti, il quarterback dorico placca l'avversario, non lo atterra e come il gatto con il topo ruba la palla dalle mani. Attenzione a questo fischio, un fischio intempestivo, un fischio che non permetterà a Robert Santos di volare verso una meta. Il fischio intempestivo è appunto un errore arbitrale nel quale lo stesso arbitro ammette di aver firmato l'azione troppo presto, facendo poi ripetere l'azione stessa come se nulla fosse accaduto. Peccato per i Dolphins. La seconda azione è uno screen pass su Davide Fasciani, numero 24. Fasciani riceve la palla, gli si fa incontro un cornerback avversario. Lo stesso Fasciani abbassa il baricentro accartocciandosi sul cuoio. Il piemontese perde il controllo e con movenze feline Fasciani si libera conquistando preziose yard. Per i Big Bang della settimana, occhi puntati sulla difesa dorica. Iniziamo con il numero 38 Filippo Crini, che legge la corsa del numero 33 Rigazzi, gli si fa incontro e lo stacca letteralmente da terra. Placcaggio da incorniciare. Infine un po' di gloria anche per la linea difensiva. Guardate il numero 44 Alessandro Angeli. Spinge il proprio uomo verso il quarterback americano. Barnes vede un buco e cerca un po' di luce, ma Angeli spegne l'interruttore all'americano atterrandolo. Subito doppiato da Andranacci e Tombrari. Bravi ragazzi! Anche questa puntata di scrimmage sta per finire, non prima di avervi illustrato però quale sarà il prossimo appuntamento per il multicargo Marketing Dolphins, che ospiteranno sabato prossimo 14 maggio alle ore 20:30 presso lo Stadio Dorico i Gladiatori Roma in un match importantissimo. L'ingresso, lo ricordiamo, è gratuito e saranno messi a disposizione del pubblico dei biglietti omaggio offerti dalla discoteca Odissea di Ancona. Per quanti non verranno al Dorico, l'appuntamento è tra una settimana su questa rete. Arrivederci!